Vediamo un attimino se Piazza siamo o una vita? collegati. Un attimo, vediamo se siamo collegati. Dovremmo essere collegati. Ecco qua, sì che c'è una persona. Eccoci qua, stiamo arrivando. Bene. Pare proprio che siamo collegati. Se mi date un cenno, benissimo. Cecilia, ciao carissima, benvenuta. Sei sempre la prima tu, eh? Benissimo, fantastico, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto qualche tentativo per quello che non riuscivamo. Benissimo, perfetto. Piacere mio, eh? Un po' che... Ciao Valeria, cara, ciao. Ciao carissima. Benissimo, Michela. Sonia, ciao carissima, meno male, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ciao Angela, Teresa, benvenuta, ben arrivata, sì, Sonia, carissima. Non ci siamo visti per un po', mi dispiace perché ho avuto purtroppo un problema col computer. Ciao Anna, che si è rotto, mi ha abbandonato come una macchina, mi ha abbandonato in mezzo alla strada, quindi mi sono trovata... Ahimè, senza in mezzo, e quindi ho dovuto per forza rimandare tutto, annullare tutto quello che era possibile. Ciao Tina, ciao Barbara, ciao Misia, Teresa, come sto? Sto bene, tutto a posto, grazie a Dio tutto bene. Daniela, benvenuta, Paola, benvenuta. E quindi niente, questo ritardo purtroppo è dovuto veramente soltanto a questo. Ciao Gabriella, Anna Maria, cara, ciao. Quindi alla fine, vabbè, insomma, è andata così, però va bene, non c'è nessun problema. Recuperiamo, stiamo recuperando. Adesso faremo tutte le nostre dirette come programmato, quindi senza nessun problema. Dopo vi darò anche le date, così perlomeno siete tutti informati delle prossime dirette. Se a Dio piacendo, se va tutto bene, faremo le nostre dirette come sempre, no? Sulla mia pagina Gruppo Metafonico Alfa, su Gruppo Focus. Anzi, potrei anche già dirvele le date, sinceramente, aiuto, ho fatto. Comunque, la prossima diretta sarà, tanto che vengono le persone che cominciano a entrare, la prossima diretta sarà, se tutto va bene, il prossimo sabato 24 sul mio gruppo Metafonico Alfa Live. Ricordatevi che adesso abbiamo fatto un gruppo chiuso per tutelare tutti quelli che partecipano, no? Quindi chiedete l'amicizia perché sennò non è possibile entrare alle dirette. E poi la diretta sempre su questo canale Focus, che sarà il 15 maggio sabato. Quindi queste sono le prossime due date, quindi non le sto a dare tutte, diciamo queste due. Così perlomeno avete anche, poi comunque io sulla mia pagina, che è la Gruppo Metafonico Life, è sempre aperta a tutti, io metto sempre tutte le dirette di Focus, le date, gli orari della mia pagina live, anche lì orari, giorni, quindi chiunque può partecipare senza problemi. Chiaramente sono gruppi chiusi, chiedete l'amicizia, ma è giusto per tutelare tutti voi, perché così perlomeno chi entra devono essere persone che sono interessate all'argomento. E non niente di più, non disturbatori o cose del genere. Quindi chi è interessato è il benvenuto. Ecco, sempre con educazione, sempre nei termini classici, e quindi va bene così. Allora, Anna, ciao carissimo, Dalise, Salvatore, ciao carissimo, grande metafonista anche Salvatore, Sandra. Maria Alba, Anna Paola, benvenuti a tutti. Io cerco, vanno molto velocemente perché stiamo salendo sempre velocemente, quindi io cerco di salutare tutti. Ok, Gabriella, Lucia, carissima, Renza. Bene, bene, bene. Quanti cuori. Baci, baci, baci. Baci, baci. Stasera c'è la pressione altissima, quindi spero di rendere malgrado tutto, perché la pressione è veramente alta, la pressione sanguigna. Niente disturbatore, si spera, poi insomma si fa il possibile, ecco. Però visto proprio per rispetto a chi partecipa, che sono comunque persone tutte che hanno bisogno e sono nel dolore, non trovo giusto che queste persone partecipino, quindi sarò implacabile. Quindi nel mio gruppo e anche in Focus già è così, i moderatori provvedono a fare pulizia di chi cerca solo visibilità, ecco, perché non abbiamo tempo da buttare, né io né voi, quindi è giusto così. Ciao Silvana. Eccoci qua,
Stiamo continuando a salire, sto aspettando un attimino che, ecco, stanno continuando a salire i numeri, finché continuano a salire cerco di dare a tutti la possibilità di entrare ovviamente, poi passiamo con la registrazione. Angela, carissima, Simona, cioè persone che conosco, Piera, benvenuta, persone che non conosco, che stiamo sempre aumentando di più, la famiglia si allarga come dico io, Marcella, benissimo, Ivana, cara, benissimo. Anna Maria, mi dispiace, sto leggendo adesso il tuo post. Come sai, queste dirette io non posso fare delle richieste personali, lo faccio così aperti a tutti. Se può e vuole, è concesso, sicuramente il messaggio io, per me darlo sarà solo un piacere. Ecco, chiaramente non posso fare nessun tipo, è proprio una cosa che lo sa chi partecipa, non c'è nessun tipo di richiesta che possa esaudire personale, è proprio una cosa aperta a tutti, ciò non vuol dire che non possa venire, ovviamente. E anche quando, io dico se, lo dico sempre, anche quando non vengono, non è perché non ci sono, perché non ci vogliono bene, perché dovete capire che comunque lo spazio è quello che è nostro temporale, e quindi qualcuno riesce nel tempo che io metto a disposizione ad arrivare, altri magari non ce la fanno, verranno la prossima volta. Quindi è così che funziona. Ma non perché uno non è amato, siamo tutti amati, i nostri cari sono sempre tutti con noi, a fianco a noi, in un'altra forma, ovviamente non visibile, perlomeno ai più, però ci sono, perché diciamo che la notizia bella è che la vita prosegue, ecco questo che volevo dirvi. E quindi la vita prosegue in un'altra forma, questa è la conclusione a cui sono arrivata in tanti anni di metafonia e poi tutto il mio percorso, chi mi conosce lo sa, io sono partita a 17 anni con un'esperienza di premorte, una NDE, ai confini della vita, come chiamo io, perché dire premorte non mi piace molto, però quella è stata l'esperienza che mi ha in qualche modo aperto gli occhi su questo mondo. E poi dopo è stato tutto un crescere in tutti i sensi, leggere libri, imparare a conoscere persone, perché poi la vita ti mette sempre davanti le persone giuste che servono in quel momento per farti comprendere, per farti capire di più, per ampliare la tua mente. E qui è tutto un percorso, quindi per me la metafonia è stato proprio l'ultimo passaggio. Ecco, l'ultimo non per importanza, perché a me professionalmente è stata una cosa che mi ha veramente cambiato la vita. È una cosa che ti fa cambiare veramente la vita, perché ti fa capire tante cose, non perché io possa chiedere tutto, perché non è che mi rispondano a tutto, io lo dico sempre, no? Noi chiediamo sempre, poi sta loro rispondere per quello che possono dirci, ecco, non dicono mai sempre tutto, non possono rispondere a tutte le nostre domande, ai nostri perché, sarebbe molto bello, ma così non è, probabilmente ci sarà un motivo per cui noi certe cose non dobbiamo saperle o conoscere, no? Come le nostre vite passate, c'è un motivo se magari non le ricordiamo. Cioè, perché noi dobbiamo sempre partire comunque da un certo modo da zero, senza conoscere i nostri, diciamo, le nostre vite passate, se abbiamo commesso degli errori, se dobbiamo rimediare qualcos'altro. Dobbiamo arrivare in ogni vita a perfezionarci. Ecco, questo è quello al punto a cui sono arrivata. La Barba dice, ciao Willy, finalmente ci sei mancata, ci sono mancati i nostri amori dell'altra dimensione, immagino. Mi dispiace veramente, voi lo sapete che faccio questa cosa con tutto il cuore. Ciao Anna Maria, un bacio anche a Gianni. Lo faccio con tutto il cuore per aiutare tutti, no? Era partita come un'emergenza per la pandemia, quindi di aiutare le persone a raggiungere il più possibile con questa cosa, è diventato un appuntamento a cui quasi nessuno vuole rinunciare. Questo è il fatto, anche se per me è veramente sempre faticoso far tutto, perché veramente il tempo non mi basta mai, no? E quindi è così. Carissima, ciao Emma, Cristina, Emiliana. È vero, Emiliana dice, non ho mai chiesto, né disturbato. No, non si disturba nessuno. Questa qua è una concezione che noi abbiamo dentro di noi, ma è sbagliata. Non si disturba nessuno dall'altra dimensione, sono solo felici di parlarci. Chiaramente, se fatto con rispetto, con i canoni che io raccomando sempre, loro sono solo felici, ringraziano soltanto, a volte ringraziano anche me che faccio da tramite per dire, no? Quindi per dirvi come sono, che tipo di rapporto si crea. Io mi auguro sempre. Ciao, ciao Serena, carissima, ciao anche Emanuele. I suoi consigli sono stati molto preziosi, molto preziosi. Ciao Pina, Giuseppina carissima, Patrizia, Roberta, Rina, benvenuta. È
un po' di tempo. Sì, tutti vi lamentate, lo so, lo so, lo so, è andata così, però adesso recuperiamo. Dai, abbiamo due dirette veramente a breve e quindi sicuramente recuperiamo tutto il tempo perduto, iniziando da stasera. Stiamo continuando a aumentare, devo dire la verità, Rosa, Graziella, Monica, benvenuta, Gianna. La vita continua, la morte non esiste, sì, Anna Maria, questo lo diceva anche il grande Gustavo Rolo. Una volta avevo sentito una sua registrazione e lui diceva: rallegratevi, la morte non esiste, bellissima. Poi detto da lui che comunque era una persona di grandissima cultura. Scusate un Ciao, attimo. la tua password. Non me lo ricordo più, un attimo solo, eh. Penso che sia così. Prova a fare accedi, vedi se funziona. Allora, Angia dice: io voglio sapere, funziona? Io voglio sapere solo se chi è morto intubato da Covid ha capito che se ne stava andando. Angela, io penso che le persone quando se ne stanno per andare comprendano, almeno io per quello che ho potuto vedere, quando sono nella fase finale è un po' come se fossero un piede qui, un piede di là, quindi cominciano a vedere qualcosa. Ho avuto questa percezione anche con mio padre mentre stava morendo e quindi credo che sia così. Poi come non cambia, che tu muori intubato, muori in incidente, muori in malattia, penso che non cambi. Quindi è così, penso che sia in questo modo. Però è un attimo, cioè non è, io penso che sia veramente un battito di ciglia, è più la sofferenza che abbiamo sulla terra che è la cosa che fa veramente paura. Ma quel momento in cui è il tuo momento, che è un attimo, chiudi gli occhi e sei già nell'altra parte, sei già nell'altra dimensione. Io penso che sia così. A me quando ho avuto la mia NDE è successo così, io veramente sono stata passata istantaneamente da una situazione all'altra, proprio istantaneamente. E quindi devo dire la verità. Penso che sia proprio così, onestamente. Non penso che sia proprio chiudere gli occhi e riaprirsi e trovarsi in un'altra dimensione che poi riconosciamo come casa nostra realmente. Quindi quando ritorniamo a casa ci rendiamo conto dov'è la vera casa. E questa è la sensazione che mi sono portata anch'io dietro quando sono arrivata di là. Di un ritorno a casa, davvero di un ritorno a casa. Allora, vediamo un attimino. Sto leggendo messaggi, qualche domanda prima di partire. Tutti vogliono i messaggi. Anita, ciao tesoro. Tutti vogliono, giustamente, personalmente i messaggi, però io lo dico sempre, anche se non, io non so chi arriverà, non posso saperlo assolutamente. Ciao Edda, carissimo. Però, al di là del messaggio che arriva, dovete capire che quando qualcuno riceve un messaggio, una bella conferma, è un po' un successo anche di tutto il gruppo, di tutta questa persone che partecipano a questa serata, perché comunque è una dimostrazione che veramente esiste la vita oltre la vita. Poi delle volte dicono, chiaramente quando io faccio diciamo una metafonia personale, ho davanti una persona e quindi la cosa è diretta, quindi non c'è possibilità di sbagliarsi nel senso di errore, no? Perché tutto quello che arriva deve avere un senso di rifa o di raffa. È chiaro che quando lo fai, come adesso siamo in 230 collegati, 231, voglio dire, è difficile che non ci siano più di un Paolo, queste cose. Quindi se non mi danno dei riferimenti in più, che io non posso, li posso chiedere ma non pretendere, diventa difficile. Io cerco sempre di dire tutto quello che sento e tante volte sono andati a segno per questo motivo. Però delle volte se c'è anche un nome che comunque è un vostro caro, se anche non ha detto un particolare, però prendetelo un po' come se anche, sia anche un po' vostro in questo caso, che un po' come se veramente qualcosa anche per voi, perché questo è l'insegnamento, no? Anch'io sono qui, non sono qui per me. Sono qui per voi, quindi è altruismo mio, no? Non è che lo faccio solo per me, lo faccio per gli altri. È questo il principio veramente. Poi uno veramente più apre il proprio cuore, più altruista, più i doni arrivano, no? Come i messaggi. Io delle volte vedo persone che chiedono, quelli che chiedono, delle volte i messaggi non danno tante risposte o perlomeno non danno tante evidenze. Persone che magari si aprono, dicono tutto quello che arriva per me va bene, grazie, e ricevono dei messaggi stupendi, no? Come se il cielo volesse premiare la loro fede. Ci sono dei meccanismi veramente diversi da quelli che possiamo immaginare, davvero. È così. Comunque io tutto quello che sentirò prometto che dico tutto, anche le cose più strane, come è sempre successo, perché hanno sempre un senso, hanno sempre un senso, veramente. Ok. Lo so, tutti dicono che non mi hanno visto, è tanto che non mi vedono, però il computer è proprio rotto, quindi ho dovuto piano un altro e tutto quello che
tempo perso per arrivare a questa soluzione, dopo che hanno capito che non si poteva più recuperare. Tutti noi siamo qua in un grande... Sì, mi sta dicendo Anna se l'aiuto. Sì, dovrei avere un aiuto, ce l'ho l'aiuto stasera. No, non riesce a collegarsi. Enrico, ho scritto Enrico. Ah, ecco, adesso vediamo se riusciamo perché non riesce a collegarsi, vediamo un po'. Niente, non riusciamo a collegarci. Pazienza, tanto se riusciamo a farcela al limite da soli non è che non è un problema. Dimmi. Se Enrico può rispondere. Ecco, se magari Enrico può rispondere perché lo stiamo chiamando per cercare di sbloccare per entrare. Se riesce, se mi sente Anna o Enrico, uno dei due, che sono, sapete tutti che Focus è il canale di Enrico Ballantini e Anna Tambunini Torre, e quindi sono loro che si occupano di tutto quanto, la parte tecnica, amministrativa, organizzativa. E tu, Eda dice, tutto casa, anche qui siamo nella casa del padre, siamo interconnessi, assolutamente sì, guarda, è proprio così. Maria Grazia, benvenuta. Emiliano ha perso tante persone, speriamo davvero. Benissimo, è vero, il messaggio è una carezza dell'anima, è vero, io la penso proprio così, è proprio in questo modo. Ecco qua Enrico, eccomi qua, scusate, è arrivata la chiamata, di non chiamarmi perché sennò mi fanno cadere la linea, non posso Anna risponderti perché sennò mi cade la linea. Mini dice, il nonno aveva detto nome e cognome, grande nonno, sì, a volte fanno anche questo, a volte dicono anche il cognome, quando vede che facciamo fatica dicono oltre, no, fanno delle cose incredibili, però sono cose eccezionali, di solito anche il nome sono cose eccezionali, a volte con la loro voce, quindi è ancora più fantastico, se si può dire, ancora meraviglioso quando arrivano con la loro voce, che erano in vita, però sono casi rari, ecco, diciamo la verità, sono una minima percentuale rispetto a tutte le comunicazioni. E Anna Maria dice umiltà sempre, io sempre, chi mi conosce lo sa, anche troppo delle volte, devo dire, però è il mio carattere, sono fatta così. Quindi, Angela dice, verissimo Ile, tutti i messaggi sono di amore per tutti. Angela lo sa perché è una mamma e quindi sa perfettamente, e poi anche molto spirituale e quindi questa cosa è una... Insomma, aver fede delle volte è un grande aiuto, davvero. È un grande aiuto anche nei dolori più gravi. Comunque io penso che sia così. Per me è stato così e vedo che anche per altre persone è così. Adesso siamo qui, io direi veramente di che possiamo partire. Spero che sia riuscita a risolvere il problema. Non siete riusciti, niente. Cioè, sono un moderatore e non basta. Deve essere amministratore per poter fissare ecco, messaggi in alto. E niente, mi sta dicendo, niente, allora... Tu lo posso fare perché mi hai messo come amministratore. Ah, ecco, no, niente, non mi può aiutare, mi sta dicendo che non può aiutarmi. Pazienza, non ha importanza. Andiamo avanti come abbiamo sempre fatto. Io cercherò di vedere tutti i messaggi, cercherò di stare attenta perché sono senza aiuto, purtroppo, in un certo senso. O quantomeno puoi farmi aiutarmi con soltanto con un segno, se vedi qualcosa, me lo dici. Così mi richiami la mia attenzione. Ecco, comunque è sempre un aiuto. Perché pensavamo che bastasse essere in una certa maniera per poter entrare, ma non è possibile. Va bene. Anna Maria dice, non mi riferivo a te, confermavo un tuo concetto. Ciao carissima, sì, infatti è proprio così. È proprio così, no, lo so, però è proprio vero, no? Io sono fatta così perché comunque so che questa cosa non è un merito mio, cioè io non ho nessun merito, lo faccio perché ho questa possibilità, ma non è che mi sento migliore degli altri o più, anzi assolutamente, io mi sento solo un mezzo, lo dico sempre, sono solo un mezzo, niente di più, e quindi ho questa possibilità e cerco di fare il possibile, ecco. Quindi adesso direi proprio di partire, che siamo già un buon numero, 260 quasi, quindi direi che siamo già un ottimo numero. Noi andiamo avanti come abbiamo sempre fatto, d'accordo? Ok, adesso chiedo a tutti voi di unirvi con me un attimino, come se fossimo veramente, lo dico sempre, chi mi conosce, un grande abbraccio, no? Quindi noi tutti insieme, tutte le nostre energie si incrociano, si rafforzano e creano questo ponte d'amore che permette la comunicazione, perché è tutto qui quello che succede. Ecco, è proprio così, un ponte. Quindi tutte le nostre energie che superano chiaramente le barriere materiali dei muri, delle città, delle regioni,
vanno oltre, facciamo cose che vanno oltre ogni cosa. E quindi devo dire, Anna, mi sta chiedendo, Ilde, Stefano è moderatore, sì, ma Anna, non basta. Non basta. rispondendo. Ah, ecco, ti sta rispondendo lui. Non basta purtroppo per poter fare quel lavoro che ti avevo detto. E quindi, se è possibile, se no, pazienza, non c'è problema. Io vado avanti. La telefonia è meravigliosa, dice Mary. Ciao carissima, sì, è proprio così. È proprio così. È un ponte aperto, bellissimo, stupendo, devo dire la verità. Ok, spero che riusciate a vedermi, sì. Ah, ecco, mi sta scrivendo Stefano che ha spiegato perché praticamente dovrebbe essere amministratore per poter entrare, se no non nella diretta, se no non è possibile. Okay. Per poter fissare il messaggio. Sì, per poter fissare il messaggio deve essere amministratore e non moderatore, quindi non è come pensavamo, Anna. Il moderatore può cancellare solo i commenti. Sì, però Anna, non posso farti chiamare perché c'ho il telefono sul mio telefonino, sì, se no mi cade la diretta, non posso, preferisco tenerla diretta, capito? Perché è già difficile fermarla, se metto giù è finita. Dai, va bene così, non ti preoccupare, ti ringrazio, ci arrangiamo lo stesso, è proprio perché così. Ok, hai sentito, brava Anna. Cioè, deve essere proprio amministratore, se no non può farlo quel lavoro lì. Pensavo che bastasse essere moderatore, ma non è così. Va bene, allora. Tutti insieme, ognuno nel proprio cuore, mi raccomando. Ha detto che provvede, Anna. Giusto. Ognuno nel suo cuore, mi raccomando, faccia una preghiera, un pensiero d'amore. Non richieste, paradossalmente, inutile che fate richieste, perché loro se possono dire lo sanno già, è già tutto chiaro per loro. Quindi veramente fate come se fosse un momento di meditazione, la lavagna vuota e voi fluttuate in questo vuoto. Proprio create questa energia. Perfetto, benissimo. Io direi che possiamo partire. Sapete sempre come funziona che io faccio un fruscio e su questo fruscio che creo di base si forma le parole se tutto va bene, eh? Come deve andare. Quindi partiamo. Faccio una piccola operazione di rallentamento e ampliamento. Chi ha già partecipato a queste dirette lo sa che è necessario, che queste voci hanno la caratteristica di essere molto veloci e quindi è necessario fare un piccolo ampliamento, okay, e rallentamento. Partiamo. Benissimo. Allora, partiamo subito. Allora, è arrivato Ezio, Enzio, un nome così, Ezio. Allora, è arrivato, lo faccio sentire. È arrivato, sentite? Ok, Enzio. Ezio, Enzio.
Ezio, mi sembra Ezio. Ezio, andiamo avanti. Ok, spero che non sia mia suocera. Allora, poi dice, bene, bene, io arrivare, ok, bene, io arrivare, penso che si intenda arrivare nell'altra dimensione, bene, ok, io arrivare, ok, quindi bene, io arrivare, poi, andiamo avanti. Allora dice per te io arrivare, per te io arrivare, tu bella. Allora. Eccolo qua, per te io arrivare, aspettate che alzo. Qua, per te, aspettate, per te. Per te io arrivare, tu bella. Ok, perfetto. Avanti. Allora, dice, tutore qui non serve. Non so se è una persona che magari aveva un tutore, questo non lo so. Allora, tutore qui non serve. Ok? Sentite, tutore qui non serve. Tutore, senti come sente bene. Tutore qui non serve. Qui non serve, tutore qui non serve, quindi una persona che aveva un tutore, eh? Ok? Vado. Poi qui ho Giuliano padre per te. Qui ho Giuliano padre per te. Ok, allora facciamo sentire qua. No, aspetta che alziamo un po'. Tutore qua, niente, perso il segno. Allora, eccolo qua. Qui, qui ho Giuliano, padre per te. Ok. Sentite? Qui ho Giuliano, padre per te. Ok, quindi c'è un Giuliano. Qui ho Giuliano, padre per te. Io adesso non riesco a vedere i messaggi perché non ho l'aiuto, vedo se qualcuno... Allora, vediamo un attimino, non riesco a vedere. Aspetta, perché passano troppo veloce. C'è qualche disturbo della linea, spero di no, che sentiate tutti bene. Sì, entrare e uscire può essere una soluzione. Simona dice, Ezio, verrà il mio vicino di casa. Potrebbe essere lui? Allora, vado avanti, un Giuliano qua anche.
Ma qui poi c'è un Andrea, però c'è un Andrea, c'è Andrea. Ah no, no, aspettate, perché quando ho chiamato era Andrea. Sì, si scappa da ridere, perché si sente, c'è Andrea, in effetti, mentre stavo facendo la diretta è arrivata questa chiamata, e quindi secondo me Andrea ha inteso quello, che ho messo giù, c'è Andrea, penso che sia così. C'è Andrea, vi faccio sentire perché fa ridere, perché sente, c'è Andrea, veramente Andrea al telefono, e nel contempo si sente il numero del, si sente il telefono che suona, il mio telefono, sentite, eh? C'è Andrea, ok? Sentite il telefono che suona? Ed era veramente Andrea, era mio figlio. Allora, aspetta, vado. Allora, vediamo. Ok, facciamo un'altra registrazione perché col telefonino chiaramente non si è. Andiamo avanti, ne facciamo un'altra. Perfetto. Vado. Avete visto che ho cambiato metodo, non lo faccio più in alto, lo faccio in basso, no? Perché questo computer è diverso, al vetro, quindi il rumore è troppo forte, quindi devo farlo, invece di fare il profilo in alto come facevo prima col vecchio computer, lo faccio più in basso. E quindi è forte, tanto il risultato non cambia, no? Vado, facciamo un'altra registrazione. Bene. Perché loro vedono tutto quello che noi facciamo, eh? Cioè sono proprio presenti, quindi non dobbiamo stupirci di questo perché mi succede sempre, anche qui che entra qualcuno me lo dicono delle volte, o che suona il campanello, adesso suona il campanello. Allora, va bene. Perfetto, andiamo di qua. Per quanto sia veloce però queste operazioni richiedono un po' di tempo e vanno fatte, perché sennò queste voci sarebbero davvero incomprensibili per la maggior parte delle persone che non sono addette ai lavori. Quindi, allora 5, poi effetti, cambia tempo, 25, perfetto, ok. Ok, vado. Non ho visto bene se c'era... No, posto. Tu a posto? Ok, grazie. Ce l'hai fatta allora? Sì. No, vabbè. Ok, mi dai no. Faccio male. Qui c'è un papà. Papà arriva. Vediamo un po' se dà un nome. Se mi dai un nome, se puoi. Papà arriva. Allora, faccio sentire. Papà arriva. Aspetta che alziamo. Qua. Papà arriva. Ok, vediamo un attimino se dà un nome. Allora, papà arriva, poi... troverà il bene, sta facendo un discorso, vediamo cosa vuol dire, papà arriva, troverà il bene, niente, qua, aspetta, questo lo voglio rallentarlo perché sento troppo male. Vediamo se c'è qualche nome che non riesco. Mettiamola a 32. No, Palermo, da un riferimento di Palermo, Palermo. Ok. Allora, Palermo. Adesso ve la faccio sentire. Qua.
Ma è un po' rallentato, che l'ho rallentato di più, eh. Ok, Palermo, quindi se qualcuno... aspetta, eh. Roberto, qua Roberto, contro B, qua Roberto, Roberto, qua Roberto, sentite, qua Roberto, ok, sente molto bene, quindi, ok, quindi Roberto il nome, va bene. Poi dice pa dov'è? Pa come papà, pa dov'è? Allora, pa dov'è? Poi dice papà dov'è? Pa dov'è? Ok, vediamo cosa vuol dire, perché ha sempre un significato quando dicono qualcosa. Poi lo dico sempre, anche privatamente, se mi date riferimento, no, se qualcuno vuole che non se la sente anche privatamente, perché io so quando ci sono i messaggi c'è sempre qualcuno che deve riceverli, quindi parto sempre da questo presupposto perché so che è così. Poi mi rendo conto che non tutti si vogliono, insomma, esporre, no? Perché... Poi, qua c'è Romana, qua c'è Romana. Si vede che sono stata assente un po', guarda quanti nomi c'è, qua c'è Romana, qua c'è Romana. Pensiamo? Qua c'è Romana. Romana, ok? Quindi Romana. Quindi se qualcuno ha una Romana, ma nome particolare. Dice, io lo sapevo già. Io lo sapevo già. Io lo sapevo già. Sentite? Aspetta, alziamo di più. Io sapevo già. Ok? Io lo sapevo già. Ok? Vediamo. Potrebbe essere dire, sapevo già perché qualche motivo, non so, che stavo morendo, qualcosa del genere, potrebbe essere anche una frase del genere, io non so la vita, poi bisogna vedere. Lorenzo, qui Lorenzo. Qui Lorenzo, sono veramente tantissimi. Qui Lorenzo. Qui Lorenzo. Qui Lorenzo. Qui Lorenzo. Ok. Poi si sente un preparo, preparo, andatelo in fondo perché non lo so, va bene, pazienza, preparo, vediamo cosa vuol dire, preparo, ok, va bene, preparo, Allora, ah, mi sta dicendo, mia cognata si chiamava Romana. Sì, se non sono arrivate a Caterina, non ne sono arrivate altre romane, penso che sia proprio per te. Non ne vedo altri, quindi mi pare proprio che sia tu, Romana, per te allora. Va
L'ho segnato adesso. Allora. Dice, sono arrivato a sparabomba, quindi come è arrivato con probabilmente, è arrivato qua, al volo penso. Allora, sono arrivato a sparabomba, come per il sovato proprio di botto, a sparabomba di colpo. Sono arrivato, quindi qui Lorenzo prepara, sono arrivato a sparabomba. Allora. Sono arrivato a sparabomba, ok? Va avanti? Sì, sta andando avanti, sì, giusto, ok. C'è un altro qua, aspetta. No, è arrivato Riccardo di Napoli! Ciao, si sente benissimo. Ciao. Bellissimo. Scusate, io quando arriva Riccardo con il mio amico sono troppo contenta, che era un metafonista grandissimo, lo dico per chi non è detto ai lavori, non lo sa, è stato il mio maestro. Ciao, io Riccardo di Napoli. Ciao caro Riccardo. È sempre una gioia, scusate, io non riesco a tenere la gioia quando succede. Ciao, io Riccardo di Napoli, ascoltate. Ciao, io Riccardo di Napoli. Senti, ciao, io Riccardo di Napoli. Che onore, abbiamo Riccardo di Napoli, vi rendete conto? È stato un grandissimo metafonista, veramente un grande, una grandissima persona, un grandissimo metafonista. Ed è stato veramente per me un esempio luminoso. Quindi ve lo faccio sentire ancora una volta. Salutatelo tutti perché vi sento tutte, anime belle, vi sento tutte. Ciao, io Riccardo. Ecco, ciao, io Riccardo. Ciao, io Riccardo di Napoli. Adesso ve lo faccio sentire tutto. Di Napoli. Bellissimo, bellissimo. Si sente proprio bene. Ciao, Riccardo. Ok, grazie sempre, sempre grazie, lo sai. Lo sai che c'è proprio l'amicizia. Ah, che bello sentirti. Mi dice qua è un onore. Qua è un onore. Qua è un onore. Adesso ve lo faccio sentire. Qua è un onore. Qua è un onore, sentite che bello, bellissimo, meraviglioso, bellissimo. Sì, sicuramente mi stanno dicendo che mi è salita la pressione per la felicità, è vero, già ce l'avevo 170 prima di iniziare la diretta, cioè altissima, infatti ero lì e ho detto ce la farò, mi sarà salita 200 adesso come minimo, se faccio un coccolino sapete il perché. Va bene, dai, sto scherzando. Comunque grazie Riccardo, veramente, sul serio. Ha dedicato una vita alla metafonia, veramente una vita alla metafonia. 30 anni, devo dire la verità. Grandissimo. Allora, adesso il nostro Riccardo, sì. Allora, quindi Riccardo, dai, aiutaci un po' dall'altra parte, fai venire se puoi più persone possibili, io sono qua, dai. Ci sono tante mamme, dai, tutti quelli che puoi. Vado, Dai, facciamo in due, Riccardo. Tu di là, io di qua, dai. Ok.
Allora. E poi dovete sapere, quando insegno metafonia, quando insegno alle persone metafonia, loro capiscono tutto il lavoro che c'è dietro quando io faccio sentire una registrazione, e mi hanno detto più di una volta, ma tu fai tutte queste cose quando fai le dirette? Ho detto sì, tutte le volte che trovi una registrazione, ho detto tutte le volte che faccio una registrazione, fa no, non ci posso credere, perché veramente vi assicuro che c'è un bel lavoro dietro, sul serio. È solo chi è dentro sa, veramente, chi conosce il programma sa tutte le cose che si fanno, e quindi per quanto io sia veloce, un po' di tempo me lo porta via. Ok. Bellissimo, la cosa di Riccardo mi ha veramente emozionato tantissimo. Ah, via, andiamo. C'è un Paolo, allora. Qui c'è, qua, Ctrl B, qui c'è Paolo, ok, vado, qui, ok, qui c'è Paolo, ok, Paolo, sente benissimo, qui c'è Paolo. Dice vedo corrotto, aspetta, allora vedo corrotto, poverina, ci sarà un significato, una frase molto particolare, vedo corrotto, sentite, ok, vedo corrotto, può essere che parli anche della situazione che stiamo vivendo, che insomma in effetti c'è molta corruzione, vedo corrotto, poverina. Non sta andando. Si è bloccata? Sì. Ai ai ai. In realtà a me sta andando, quindi forse... No, forse va, spero che va... No, mi sembra che stia andando. No, no, sta andando. Sentite, vero? Non va. Angela, non funziona, non mi vedete, non mi sentite, niente. Aiuto. Si è bloccata. Bloccata. Okay. Ha perso un pezzo, poi ascolti. Si funziona? Ok. Perfetto, andiamo avanti. Aspetta, faccio un'altra cosa, la sento. Dice non dubitare, è vero. Probabilmente, magari pensare, non dubitare è vero, perché chi deve ricevere il messaggio si sta facendo le domande se veramente può essere il suo Paolo, e dice non dubitare, è vero. Ok, quindi penso che sia proprio così. Sabrina dice sì Paolo, ok. Ti torna, non dubitare è vero, perché tu magari pensi, ecco, la vedo adesso, sì Paolo. Vuol dire che ti sta dicendo di non dubitare che è veramente lui, perché probabilmente legge nel tuo cuore che in questo momento hai dei dubbi, e allora ti dice guarda che sono veramente io. Ok, allora faccio sentire, non dubitare, è vero. Non dubitare, è vero. Ok, andiamo. Un nome.
Allora, dice. Poi dice, poveretto di un padre, poveretto di un padre. Poi dice, qua tutto bene, facciamo un pezzo alla volta. Allora, poveretto di un padre, facciamo un pezzo alla volta. Sentite, poveretto di un padre, come si dice del povero medice, no? Ok. Tutto bene, dice, tutto bene, tutto bene. Quindi vuol far sapere che sta veramente bene, tutto bene. Tutto bene. Vado qua. Tutto bene. Ascoltate, tutto bene? Sentite, tutto bene? Ok, tutto bene. Ok, no, stavo guardando se c'era per questo Paolo qualcuno. C'è un Paolo, qualcuno. Paolo, Susi dice Paolo, però qui c'è Paolo, ti torna questa frase, vedo corrotto, non dubitare, è vero, poveretto di un padre, come se dice poveretto suo padre, tutto bene, ti può tornare questo discorso? Perché io non conosco la vostra vita, quindi siete voi che dovete capire se il messaggio è per voi, per quello che dici, perché di solito quando dicono qualcosa è sempre, come posso dire, un riferimento preciso al vostro sentire. Si rivolge a mio zio, dice Sabrina. Ah no, è quello di prima quello. Questo è il messaggio di quello di prima, Sabrina, quello di prima. Sempre Ah, è quello. quello? Sì. È quello? Ah, scusa, non mi sono persa. Era quello? Di Paolo, era quello, giusto? Grazie di cuore, che regalo stupendo. Allora, scusami, perché mi va veloce. Ah, ecco. È perché mi vanno talmente veloci, non riesco a vedere. Perdonami, no, me l'hanno detto, ma io non mi sono accorta, era passato il messaggio di conferma. Chiedo scusa, Sabrina, chiedo scusa. Grazie, grazie della tua testimonianza, grazie mille. Perché vanno, siamo in 326, vanno talmente veloci, io non riesco a star dietro. Ecco, vado. Ok, tutto bene, quindi puoi dire tranquilli che sto veramente bene, tutto bene, no? Vuoi tranquillizzare, tutto bene. Poi vado. E dice, e la terra lascia stare, come per dire che chiaramente in terra non è andata bene. E la terra lascia stare. Aspetta che segno questo. Parla di suo padre. Ok. E la terra lascia stare. Quindi ti torna il messaggio. Perfetto, grazie. E la terra lascia stare, quindi la terra con tutte le sue brutture, no? Lascia stare, come per loro un ricordo bruttissimo, no? Nel senso che un'esperienza chiaramente rispetto a là dove sono nella gioia, non c'è malattia, non c'è dolore, non c'è morte, come posso dire. È tutto un ricordo, no? E la terra lascia stare. Poi in questo momento ancora di più, sentite. E la terra lascia stare. E la terra lascia stare. Ok. Quindi andiamo avanti. Dice, dai retta, continua il discorso, stai facendo un discorso, dai retta altri tempi. Allora, dai retta altri tempi. Dai retta altri tempi, come per il suo ricordo del passato. Ok? Lui ha sofferto tanto, ecco perché dice queste cose, insomma l'ha fatto vedere. Dai retta altri tempi. Aspetta, no, metto la cuffia così lo recupero. Deve essere. È qua, dai retta altri tempi. Dai retta altri tempi. Ok, altri tempi, come per dire, non mi riguardano più, sono cose del passato. Dice, trovato il papà, quindi conferma che è un papà, giusto? Quindi conferma, trovato il papà, come per dire, avete ritrovato me, giusto? Trovato il papà. Qua, trovato il papà, ascolta. Trovato il papà, si sente benissimo. Trovato il papà. Ok.
Ok, bene. Aspettate un attimo che mi prude l'orecchio. Ok, trovato il papà. E poi dice mio dovere, come per dire che era dovere venire a portarti il senso di mio dovere. Ok, mio dovere. Un messaggio un po' lungo, quindi vuol dire che ce n'era proprio bisogno, eh. Mio dovere. Mio dovere. Sente bene, mio dovere. Ok, poi andiamo avanti. Ok. Vado. Dice pollo, mangiare sempre. Io non so se le piaceva il pollo, di solito dicono queste cose anche di cibo che riferiscono alla loro vita, quindi non mi stupisce. Pollo, mangiare sempre. Pollo, mangiare sempre. Ok, quindi vediamo un attimino. Pollo, mangiare sempre. Se è un'evidenza per qualcuno. Pollo, mangiare sempre. Ok. Pollo, mangiare sempre. Va bene. Sabrina dice lo aspettavo da tanti anni, vero, l'ho letto. Sì, pollo mangiare sempre, proprio così, pollo mangiare sempre. Ok, quindi qualcuno che mangiava sempre il pollo, vediamo se è Paolo, se quest'ultimo messaggio... Poi dice giulivo, quindi ti sta dicendo perché sta ridendo, giulivo, ok. Pollo, mangiare sempre giulivo, perché magari qualcuno dice, lo mangi sempre soltanto pollo. Allora, giulivo, adesso vediamo. Giulivo. Ok, perfetto. Poi, facciamo un'altra registrazione, vado. Vado, eh. Allora. Progetto. Allora. Bene, salva. Poi. Allora. Perfetto, effetti, amplifica. Ah, Sabina mi ringrazia, grazie, figurati, grazie. Grazie a loro. Allora, 5, ok. Effetti, cambia tempo, 25. Va bene. Ok. Vediamo un po', eh. No. Allora, c'è un Emanuele, allora aspetta, bene, allora dice bene, allora qua, bene, niente, va
Bene. 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 Ok. E qua dice qua c'è Emanuele. Allora. Sì, qua c'è Emanuele. Aspettate, un attimino. Emanuele. No. Scusate, Giovanni. Ah, ciao Giovanni, ciao carissimo. Dice povero Emanuele, ascolta. Senti, povero Emanuele, hai sentito? Faccio sentire Giovanni. Povero Emanuele, ok. Povero Emanuele. Povero Emanuele. Niente, non lo segna, pazienza. Lo segniamo qua. Povero Emanuele. Vediamo cosa vuol dire. Chiaramente lo dirà, ma non è chiaramente povero, nel senso... Emanuele, ok. L'ho rallentato un po'. Perché era lungo, infatti. Allora. Prima l'aveva detto. Ma dai, ma pensa. Ma pensa a te. Aspetta. Dice, allora, ti dice, ma dice, sono, io ho capito perché dice, sono incapace, ma sono in linea, come per dire che probabilmente vuol comunicare con te, ma non riesce a trovare il metodo, secondo me. Ascolta, Sono incapace, proprio incapace, ok? E poi dice, sono in linea. Sono in linea, capito? Sono incapace, sono in linea. Aspetta che lo segno qua. Allora, sono incapace, sono in linea. Come per dire che ha delle difficoltà, no? Però c'è in linea, cioè lui cerca di comunicare, cerca veramente di comunicare. Sono in linea. Perché noi conosciamo le nostre difficoltà, ma non sappiamo le loro sempre, Io vi amo, allora io vi amo sul 9, io vi amo, te lo faccio sentire, io vi amo, senti, io vi amo. Ti dice conosci i mezzi, allora conosci i mezzi, come per dire che tu sai come fare per parlare con lui, conosci i mezzi, ok? Quindi forse delle volte in qualche modo non riesce a venire, anche se chiaramente è in linea, no? Quindi non riesce a trovare il mezzo per arrivare. Tu dici che tu Giovanni comunque sai come fare, no? Conosci i mezzi, e conoscendoti non lo metto in dubbio, conosci i mezzi. Conosci i mezzi? Ok, molto chiaro, eh? Senti bene. Conosci i mezzi? Poi dice ciao, io vengo. Sul 14 dice ciao, io vengo.
ciao, io vengo, quindi che arriva sempre, ciao, io vengo. Questo è un bellissimo angelo, ciao, io vengo. Ciao, io vengo. Ciao, io vengo, ok? Poi andiamo avanti, sono contentissima per te Giovanni, davvero. E il mio padre è il miglior papà. Questa è bellissima. E mio padre è il miglior papà. E io che lo conosco posso dirgli sì. E fa tante cose bellissime anche a nome di suo figlio, tante opere di bene. E mio padre è il miglior papà. Chiaramente con sua moglie, non dimentichiamo. E mio padre è il miglior papà. E mio padre è il miglior papà. È bello, come se fosse una via strocca. Bellissimo, bellissimo. E mio padre è il miglior papà. Stupendo. Niente, andiamo avanti. Ok, bella, bella comunicazione, sono contenta. Davvero. Dai, andiamo avanti. Bellissima. Dopo mi guarderò, ma sono convinta che sarà contentissimo. Insomma, stupendo, veramente emozionante. Bello, bello, bello. Vado, andiamo ancora. Che tra parentesi, volevo fare una prova, visto, posso farla con la voce, piacerebbe provare, no, forse è meglio di no, no, perché siamo, dai, facciamo perdere, volevo fare un esperimento, farlo con la voce in diretta, però, vado, ci proviamo, facciamo con la voce, dai, vediamo come viene, tanto il canale c'è sempre, grazie a tutto il mondo spirituale, esatto, ringrazio loro. Allora, adesso faccio vedere che si può fare metafonia anche con la propria voce, o con la voce di altri, ovviamente, no? Perché comunque il canale è aperto e quindi loro usano qualsiasi mezzo noi gli forniamo, ok? Perfetto. Io adesso ho registrato la mia voce, se tutto va bene, mi sono lanciata, mi sto lanciando assolutamente. Allora, no, questo metodo lo uso, vi dico la verità, con le persone un po' più grandi, quando io devo far sentire la metafonia alle persone un po' più grandi, e chiaramente il fruscio è ovviamente un pochettino più difficoltoso, per rendere la cosa più udibile uso la voce, quindi faccio parlare le persone o parlo io, registro la mia voce o registro la voce delle persone che fa un pensiero d'amore verso il proprio caro, rovescio, rallento e quindi viene fuori lo stesso messaggio. Ecco, questo per dimostrare che comunque quando una persona è canalizzata, canalizza comunque, arriva lo stesso il messaggio, ok? Quindi adesso l'unica cosa chiaramente farò, a differenza delle altre cose, qua farò anche l'inverti, perché il reverse, perché non posso far diversamente, no? Perché sennò sarebbe la mia voce, perché adesso se vi faccio sentire è la mia voce. Adesso vi faccio vedere come funziona, vedete, questa è la mia voce. Faccio vedere che si può fare metafonia anche con la propria voce o con la voce, vedete? Di altri, ovviamente. Ok, quindi io adesso ho fatto questa cosa e ho registrato la mia voce, ok? E faccio tutte le operazioni che devo fare, amplifico, vediamo se, non l'ho mai fatta in diretta, di solito facevo solo per persone privatamente, adesso facciamo un tentativo, cambia tempo, 25, facciamo un bel reverse, così viene capovolto tutto, quindi qualsiasi frase di senso compiuto noi dovessimo sentire è chiaramente, ok, il messaggio. Vado. Deve
Mi stanno dicendo una cosa a me. Allora, dice, ecco, come per dire, ecco, questa qua adesso se ne ho fatto una. Ecco, dice, ormai il tuo fisico lo snervi. Lo snervi. Sei sempre sul podio. Come per dire. Vabbè, mi stanno sgridando un po'. Ma in modo bonario. Però sentite, voglio dimostrarvi questa cosa, al di là del messaggio che hanno dato a me. Ormai, allora, sentite, ecco. Ecco, chiaramente è molto chiaro perché è la mia voce, no? Fa ecco. Ecco, quando io uso la voce mi dico sempre ecco, no? Ormai allora, ormai il tuo fisico, ok, lo snervi, poi lo snervi sei sempre sul podio, ascoltate, eh? Lo snervi, sei sempre sul podio. Avete sentito? Ok, va bene, dai. Nel senso che io voglio sempre, capito, comunque essere sempre sul podio, nel senso di sempre vincere, no? Quindi devo portare a casa il risultato e far arrivare i messaggi, no? Quindi in questo modo loro mi dico sei sempre sul podio. Però volevo dimostrarvi che veramente. E quando dicono bisogna registrare sulla radio thailandese, cinese, tutto va bene. Quando uno canalizza tutto va bene, anche la tua voce rovesciata. Ve l'ho dimostrato ed è stupenda questa cosa e mi piace che voi apprezziate, perché dopo tutto questo percorso che avete fatto con me e so che avete assoluta fiducia in quello che ho fatto, che faccio, perché ve ne ho dato a prova più di una volta, vedete, è possibile farlo anche così. Ed è molto utile per le persone che, come posso dire, hanno dei problemi chiaramente di udito, perché questo è molto molto più chiaro, ok? Allora, adesso mi hanno detto questa frase, vediamo se qualcos'altro, ve lo faccio sentire, eh? Lo snervi sempre sul poi, eh? Ok, vediamo se c'è qualcos'altro. E dice, è il canale che guidi. Questo, vede, loro sentono quello che ho detto. Guardate, è pazzesco. Io ho detto, il canale c'è aperto comunque. E dice, è il canale che guidi. È il canale che guidi. Come per dire, tu hai questo flusso e in qualche maniera lo riesci a governare, no? È il canale che guidi. Ascoltate. Ciao Luciana. È il canale che guidi. Ok, si sente benissimo. È il canale che guidi, ok. Poi mi dice, ma le guide tu sai, perché io comunque ho chiaro che ho delle guide, ma le guide tu sai. Tu sai che comunque questa cosa avviene anche perché hai delle guide che ti aiutano, ovvio, perché sennò non potrei fare questa cosa in sicurezza se non avessi un aiuto anche di là, no? Ma le guide tu sai. Ma le guide tu sai. Ok, va bene, va bene. Poi, tu forte fai, scusate, perché non facevo fare, tu forte fai, poi dice mio, vuol dire fratello, ho detto fratella, ma è fratello, mio fratello. Tu forte fai, mio fratello, come siamo tutti fratelli, chiaramente. Mia fratella, tu forte fai, mia fratella. Ok, tu forte fai, mia fratella.
E poi dice, vedi, insieme, si sente insieme. Questo era solo per farvi capire che è possibile. Insieme. Ok, qua ve lo faccio sentire. Insieme. Ah no, scusate. No. Qua, insieme, perché dopo non c'è. Insieme, ma c'è staccato una cosa, ma non è niente. Insieme devo. Insieme devo, attaccatissimo, insieme devo, ok, va bene, insieme devo, chiaramente questa cosa la facciamo insieme noi e loro, no? Tutti assieme, quindi va bene, perfetto. Oh, dimmi, oh. Non so, vi è piaciuto così? Volete rifarlo così? Vi è piaciuto? Ha Sì, suscitato il per vostro entusiasmo? È piaciuto molto, mi dicono dalla regia. Allora, se mi dice la regia che è piaciuto molto, io posso anche bissare se desiderate questa cosa. Ve la faccio rifare ancora così. Cosa dite? Siete d'accordo? Allora, sì, bellissimo, dice Roberta. Benizia dice sì, tutti dicono sì. Raffaella dice bellissimo, e allora se tutti dicono che è bello, Giovanni dice sì, allora se abbiamo l'avallo anche di Giovanni. Molto, Luciana, cara. Luciana mi chiama Ilde delle Nuvole, mi piace molto questa cosa. Tina, carissima. Simona, va bene, dai, facciamolo con la voce ancora, dai, vai. Facciamo con la voce, vediamo un pochettino. Dai. Allora, grandissimi, grazie sempre dei vostri messaggi. Se potete gratificarci ancora con qualche messaggio per aiutare ancora qualcuno, io sono qua a vostra disposizione, sempre nella fede e nella luce di Dio. Ok, grazie. Perfetto. Benissimo. Lanciamo una moda nuova. Domani tutti faranno metafonia così. Domani fanno tutti metafonia così, basta. No, no, il fruscio rimane sempre per me comunque, diciamo, la cosa che mi piace di più perché comunque toglie dubbio qualsiasi, diciamo, qualsiasi insinuazione che si potesse fare che queste voci vengono fuori automaticamente o sono captate da lettere, da un fruscio, vengono fuori delle parole. Vabbè. Però anche questo è forte, devo dire, è divertente anche questo. Però se dovessi farlo in un comitato scientifico, sicuramente farei il fruscio per spazzare via qualsiasi dubbio. Anche se so che questo è veritiero come veritiero l'altro, né più né meno. Come tutti i messaggi che arrivano, io so che anche quelli che magari apparentemente non hanno una soluzione immediata, poi nei giorni dopo qualcuno riguarda la diretta, oppure mi scrive in privato e mi dice non ho detto niente per questo motivo. Io rispetto ovviamente sempre la volontà di tutti, no? Quindi. Però so perfettamente quello che faccio, ne sono più che tranquilla. Veramente. Mi fa ridere, mi ha fatto vedere, la regia mi ha fatto vedere. Sì, bello il fruscio, ma dopo devo dormire 3 ore per riprendermi. Bellissimo Paola, questa qua mi fa proprio ridere. Voi ridete, ma sapete che io quando faccio una diretta, io dopo veramente sono stanchissima e poi sono talmente elettrizzata che devo guardare la televisione magari un po' per poter conciliare il sonno, perché comunque veramente è una scarica d'adrenalina, quindi fai fatica ad addormentarti, sul serio, perché ti stanchi. E poi la mattina chiaramente è come se la notte avessi scaricato un camion di patate, i sacchi di patate, perché ti stanchi anche fisicamente. Non è soltanto una questione di concentrazione, è anche energia, di energia, è proprio che ti stanchi proprio fisicamente. Quindi per questo che non bisogna fare queste cose in maniera, perché si pregiudica veramente la salute, quindi bisogna stare attenti. Va bene. Allora, dunque, abbiamo fatto. Questa vedete la. Ok, perfetto, è già rovesciato. Benissimo, vado. Ok, dov'è qui? Sento testare eco, questo qua l'ho già sentito. Allora, prestare eco. Prestare eco, ok, Ctrl B. Allora, prestare eco, ok, come per dire che questa cosa dà la possibilità di parlare. Perfetto.
Adesso mi dice, o Ilde riuscirai a vedere, va bene, mi stanno dicendo una cosa a me, o Ilde. Ma io sono convinto che un giorno riusciremo a vederli. Allora, a me mi è già successo, però casualmente, o Ilde riuscirai a vedere, va bene, così. O Ilde riuscirai a vedere? Ok, va bene. Riuscire io, ma tutti, insomma, io penso che ci sarà un salto di qualità in queste comunicazioni. Non ho capito, scusami. Ho il dubbio che il mio messaggio fosse del mio papà e lui, per farmi capire, mi ha detto cognome di mio cugino Palermo, che nella sua amata campagna, che va nella sua amata campagna, mi ha dato un messaggio che aspettavo. È possibile? Certo che è possibile, certo, sicuramente è possibile. L'ho letto adesso. Il primo messaggio, ma è stato forse il primo messaggio. Ah, l'ha mandato adesso. Ok, certo che sì. Infatti, mi ha detto Palermo, non ci sono altri sconti, vero? No, quindi assolutamente sì. È proprio così. Bello, sono contenta. Sono contenta per te, adesso io qui non lo vedo. Luciana. Ah, Luciana, ecco, questo qua. Mi ha detto il cognome di mio cugino. Il cognome di mio cugino si chiama Palermo, che va nella sua amata campagna. Mi ha dato un messaggio che aspettavo, è possibile? Certo, te lo confermo. Assolutamente sì, certo. Mi sembra che è già una bella prova, sinceramente, una bella evidenza, diciamo. Devo dire di sì. Vado. Qui c'è un Chris. Allora, hello Chris, c'è un Chris, allora faccio sentire, hello Chris, ciao Chris, hello Chris, è qua, hello Chris, ok, quindi nome particolare, se c'è un Chris che vi torna. E dice che ti ostini che sei da sola. Probabilmente questo Chris è di qualcuno che dice che si sente sola. Che si ti faccio sentire. Hello Chris. E ti ostini che sei da sola. E ti ostini che sei da sola. E ti ostini che sei da sola. Quindi qualche, non so se è un figlio che è un Chris o un compagno. E ti ostini a dire che sei da sola. Quindi non è vero che è così. Andiamo avanti. Allora, dice, hai consiglio, come per dire, io ti consiglio sempre, no? Io ti parlo al tuo cuore, ti consiglio. Hai consiglio. Adesso faccio sentire, ok? Hai consiglio. Aspetta, no, sto prendendo i colpi. Qua devo, sì, sto prendendo i colpi. Hai consiglio, cominciamo a essere stanca. Hai consigli. Consiglio. Ok, hai consiglio, quindi io ti consiglio comunque, ok? Quindi Chris non so se è un soprannome, se è un'abbreviazione, ok? Dice tu controlli la vita, tu
controlli, tu controlli la via, vai sempre al buco. Ha un significato questa cosa, non so se magari è successo un incidente per un buco sulla strada, qualcosa del genere, come per dire che ritorna spesso dove è successo, penso che sia così, che c'è un buco, tu controlli la via, va sempre al buco, penso che sia così. È un soprannome, Chris, io non so, dice, ti ostini che sei sola, hai consiglio, come io ti consiglio, tu controlli la via, vai sempre al buco, forse veramente fisicamente dove è successo, forse può essere un incidente o qualcosa del genere, o penso, perché non conosco, quindi non so. Quindi se qualcuno gli torna, mi aiuta, sì per me, cri cri, ecco qua, sì per me. Ti torna questa cosa? Cri cri, poi dammi un qualche agguaglio in più. Allora, faccio sentire intanto, tu controlli, aspetta cazzi, ok, alziamo un po', hai consiglio, ok, come io ti consiglio, e poi qua è, controlli la via, vai sempre al buco, ok, va bene. Ok, può essere così. L'ultima frase non la capisci. No, allora senti, allora non è tu. Aspetta, provo a rallentarla, ma si sente bene. Provo a rallentarla per scrupolo, La rallento ancora di più, vedere se c'è qualcosa che ho capito male, che può essere anche un errore mio. Vediamo, però secondo me è così. No, guarda, tu è così, hai consiglio, poi tu controlli la via, no, sembra contorti la via rallentato, comunque non cambia il significato, vai sempre al buco, come per dire che può darsi che... Secondo me questo messaggio per qualcuno che ha un significato questa frase, perché l'ho rallentata ed è così. Quindi se non ti torna, se non, io non so cosa è successo, se è successo magari metti su una strada un incidente dovuto a una buca, può essere una cosa del genere, uno continua ad andare per andare nel punto in cui è successo questa cosa, perché è successo probabilmente per una buca sulla strada, quindi non lo so, provo a ipotizzare, non ho idea. Chiaramente il messaggio uno lo deve riconoscere, se non ti torna vuol dire che il messaggio non è tuo. Un po', sì, appunto, nel senso, può essere tante, può anche essere simbolico, io non lo so questo. Io lo dico sempre, le persone devono riconoscersi per quello che viene detto, che come è successo prima, vedi, Palermo, delle cose, riferimenti che uno capisce che assolutamente è suo, oppure prima che Emanuele, capito, quel nome, e torna tutto quanto, e c'è il suo papà in ascolto, quindi è così. Andiamo avanti. Ok, qui c'è qualcun altro, aspettato. Qui c'è qualcuno che è morto, che è mancato di Covid, però non dice il nome. Dice, grazie. Allora, grazie al Covid, allora conto B, grazie al Covid. Allora faccio sentire, però non c'è il nome. Vediamo se lo... E grazie al Covid. E grazie al Covid. Adesso stare qui, adesso sono qui. No, aspetta, non aspetta, aspetta un attimo, io senti qui in fondo, c'è un'altra cosa. Sì, sì, no, no, c'è una frase in fondo. Sì, sì. Ah no, aspetta, vedi che ho capito giusto.
Perché ho finito la registrazione, dice, e grazie al Covid adesso starei benissimo, come per dire che finalmente è nell'altra dimensione, adesso starei benissimo. Vedete come loro vedono le cose? Si sente benissimo perché è finita la registrazione, ma stava dicendo benissimo. Adesso vi faccio sentire. Che detta da questa parte sembra una cosa pazzesca, invece dalla loro parte è così. E grazie al Covid adesso stare benissimo, stava dicendo, no? Si è bloccato, eh? Pazzesco, eh? Ed è, però non ho detto il nome, andiamo in un'altra registrazione e vediamo, perché vi dovete riscoltare il pezzettino prima se per caso mi è scappato il nome, ma qualcuno che... vediamo, se no vi do un'altra registrazione, gli do un altro spazio. Ok, vediamo un po'. Pino. Pino. Qua. Era proprio in mezzo sto coppa. Pino. Ho fatto bene a rallentarlo. Pino. Lo senti? È mezzo lungo. Pino, ok, perfetto, quindi, e Pino, e grazie al Covid stare benissimo, quindi se qualcuno che gli torna questo Pino, che è mancato di Covid, ok, se può testimoniare, mi fa una cortesia, andiamo avanti, ok, allora, ne faccio ancora... Ce la faccio a farne ancora una. Niente. Anna! Sì. Però dillo tu, eh. Però dillo tu. Vado. Allora, adesso facciamo col fuscio. Torniamo. Sono io. È per te, vero Anna? Sì, adesso che ti ho visto mi è venuto in mente, è proprio così, è proprio suo il messaggio. Ah, ce ne so, perché anche Angela, il marito Pino, ce ne so, c'è Pino di Covid, il cara tesoro, vediamo se c'è ancora qualcos'altro, comunque insomma una bella conferma, devo dire. Allora, ritorniamo al fruscio, va bene? Vado. Ok. Anna dice, sono arrivata ora, avevo il telefono in panne, povera. Vedi, sei arrivata al momento giusto e lui è arrivata quando sei arrivato a te, perché è così che succede. È proprio così che succede. È arrivato quando sapeva che tu l'avresti ascoltato, l'avresti sentito. Sì, è così, è sempre così. Quindi, è sempre così. Va bene. Mi esplode il cuore, tesoro. Sì, lo so, però è un'ulteriore prova che si aggiunge a tutto il resto, no? Quindi, lo sai. Ok. Perfetto. Bene. Non facciamo inverti perché tanto non è necessario. Ok. Aiuto. Allora, vediamo se ho qualcos'altro in più.
Allora, c'è un, allora, un Samuele potrebbe anche essere Emanuele, perché proprio all'inizio, comunque Samuele, Emanuele, per parlare prova la mattina, perché la mattina c'è più energia secondo me, quindi sta dando un consiglio. Per parlare prova la mattina. Infatti anch'io cerco sempre di fare i contatti la mattina. Allora, per parlare prova la mattina. Faccio sentire. Alzo. Ok. Allora. No, Anna, non ha detto niente prima. Ha detto proprio soltanto che è mancato di Covid e Pino. Quindi sono due riferimenti che ha dato. Ecco, adesso è passato un altro Samuele. Allora. E quindi torna tutto perché sappiamo che è così, no? E quindi ha detto proprio quello nel momento in cui tu ti sei messa e ti sei collegata. Ecco, questa è la cosa fantastica. Allora, Samuele o Emanuele, per parlare prova la mattina perché è proprio all'inizio e faccio un po' fatica. E qua. Potrebbe essere Emanuele o Samuele. Mi sembra Samuele a me. Samuele, mi sembra Samuele. Devo dire di sì. Aspetta, eh. È più lento. Per parlare, prova la mattina. Ancora. Sì, Giovanni, è possibile. Ascolta. Per parlare, poi dice prova la, è lento, prova la mattina perché l'ho rallentato. Sì, qua, prova la mattina. Prova la mattina, quindi di provare la mattina perché forse c'è più energia, c'è più forza, ok? Allora, Sara Lilla dice: Samuele potrebbe essere per me, vediamo il messaggio se dice qualcos'altro, se ti può tornare questo discorso di parlare, prova la mattina, perché la mattina secondo me ci sono più energie, devo dire la verità, questa cosa qua, eh. Ospa. Ok, c'è una Livia se non sbaglio, eh. Aspettate. Dice, non è un aspetto morire, e poi, allora, non è un aspetto morire, ok? E poi dice Livia, adesso voglio, allora, non è un aspetto morire. Ok, e poi a me questo mi sembra proprio Livia. Mi sembra proprio Livia. Livia. Sì, Livia, un nome particolare. Livia. 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 Faccio sentire. Livia. Livia. Beh. Con i nomi è sempre una roba epica, sentirli col fruscio. Allora. Io sto bene, quindi sta confermando che sta bene. Io sto bene. Ok. Io sto bene. Io sto bene. Ok. Io sto bene.
Dice il mio bene lì resiste, il mio bene lì resiste. Una persona che probabilmente si è fatta molto voler bene in vita e tuttora è molto amata. Il mio bene lì resiste. Il mio bene lì resiste. Ok? Mi dice, dille io esisto. Quando dice dille vuole proprio che io dica questa cosa, eh? Dille io esisto. Dille io esisto. E io lo sto dicendo per chi deve ricevere il messaggio. Dille io esisto. Dille io esisto. Ok? Stai serena, quindi questo messaggio c'è qualcuno sicuramente perché è bello lungo, stai serena, quindi stai serena. Siamo di più? Stai serena. Ok, niente. E questo è a posto. Va bene. Allora, io direi adesso di fare... Perché sento che comincio a perdere i colpi, devo fare, sono stanca. Quindi farei proprio un messaggio di saluto a tutti, vediamo se arriva qualcun altro in ultima, sapete che si infilano dentro per dare qualche saluto e noi, io li riporto ovviamente tutti. Quindi facciamo un ultimo messaggio di saluto per tutti, lo facciamo con la voce, d'accordo? Quindi io ringrazio. Ciao Marco, ti ho visto adesso, tesoro. Oggi è venuto Riccardo, non è venuto il tuo papà. Grande Marcello Bacci. Quindi, grazie a tutti, veramente, un abbraccio grande. Ok, allora questo abbiamo fatto con la voce. Vediamo un po' chi arriva nell'ultimo messaggio. Allora, ok, salva. Selezioniamo la traccia. Ok. Effetti. Effetti amplifica. 5. Cambia tempo. Ok. Inverti. Bene. Abbiamo fatto l'ultimo con la voce, facciamo la gran chiusura, come si dice. Allora, dicono contro, allora, il male risparmian qui, come per dire che là non c'è sofferenza, chiaramente nell'altra dimensione. Il male risparmian qui. Il male risparmian qui. Come dire che là non c'è il male. In effetti non ho mai sentito comunicazioni brutte, mai, mai. Aspetta.
visto, è complicato. Allora dice Edim, allora dice e dimmelo, sì, scusa. Allora, e dimmelo, sì, scusa. Vediamo se è un ragionamento alla grande o se è per una persona. E dimmelo, sì, scusa, no? Perché noi tante volte anche non ci scusiamo mai a sufficienza con Padre Eterno, no? Diamo tutte le colpe e tutte le cose. E dimmelo, sì, scusa. Ok, e dimmelo, sì, scusa. Ok. Ok, qui dice allora straordinarie, ma cosa? Vediamo. C'è una rosa. Dice rosa, dice rosa, tu sempre si vede qua, perché probabilmente c'è venuto. Rosa, tu sempre si vede qua. Rosa, tu sempre si vede qua. Vediamo se c'è una rosa. Magari rosa. Vediamo, vediamo, vediamo. Rosa, tu sempre si vede qua. Aspetta. Rosa, parla una voce di donna, si sente anche molto. La mia voce, lo so che è la mia voce, però è diversa. Rosa, tu sempre si vede qua. Senti. Ok, Rosa, tu sempre si vede qua. Quasi in tono scherzoso, va bene. E vedi noi stare e dice e vedi. Allora, e vedi noi stare, e vedi noi stare, come per dire noi ci siamo veramente. E ne vedi noi stare. Ok, e poi dice noi stare lì, quindi conferma. E dice noi stare lì, noi stare lì, quindi vale per tutti ovviamente, noi stare lì, perché ovviamente tu non credi, nel senso non ti è arrivato magari un messaggio o qualcosa e dici vedi noi ci siamo comunque, no? Capito, perché è così, noi stare lì, si sente proprio bene, noi stare lì, si capisce bene. Ok, no. Stavo guardando. Ok. Forse sono mio fratello e mio zio. Vediamo se dicono qualcos'altro. Vediamo. Lascio solo uno spazietto perché è finita la registrazione purtroppo. Quindi non vediamo se viene ancora qualcosa. Però probabilmente volevo dirti proprio questa cosa. Vediamo, perché io non ce la faccio veramente. Sono proprio al photo finish. Allora. Sono stanca. Allora, vediamo soltanto se c'è qualcosa, proprio per sicurezza, ma sicuramente è un messaggio per te. Ok. Ok, inverti. Ok. Yeah.
e ti dicono, no, hanno detto, e bisogna superare, come per dire, e bisogna superare, come bisogna superare la fase egoistica di volere, io so perché dicono così, di volere un messaggio per se stessi, no? Quindi cioè, bisogna superare questa cosa, no? Quindi gioire di tutti i messaggi che si ricevono, tutti sono prove, capito? Tutte, non soltanto quella che arriva col tuo nome, con il tuo cognome, con la tua via, tutte sono prove. Quindi loro vogliono che noi superiamo questa fase egoistica, no? E bisogna superare. Quindi probabilmente vedono in te questo e te lo dicono. È per me, infatti, vedi che piange, perché sai, per loro leggono nel cuore, sanno tutto, io lo so. Quando dicono una cosa è perché c'è un motivo. E bisogna superare, capito? Perché tu hai detto forse, forse, lui ha detto, e bisogna superare, no? E bisogna superare, quindi superare la fase egoistica, no? Ok? Aspetta, qui c'è un'altra fase, dice un'altra cosa. E bisogna superare fase, sentiamo cosa dice. Fase, infatti, e bisogna superare fase, capito? Quindi e bisogna superare le fase. Ci vuole tanto tempo, è vero. Quindi ti stanno consigliando proprio questo. E bisogna superare fase. Quindi ti stanno dando un consiglio, Rosa. Hai capito? Proprio per la tua anima, per la tua crescita spirituale, che è molto, molto più importante di tutto. Ok, vediamo se c'è qualcosa e andiamo. E poi chiudono con una frase. Tu proprio bellissima lì. Control B, tu proprio bellissima lì. Lo diranno a te, Rosa, lo diranno a me, lo diranno a tutti noi, va bene ugualmente. Tu proprio bellissima lì. Senti, tu proprio bellissima lì. Tu proprio bellissima lì. Mi sembra proprio un bel modo per chiudere, eh? Quindi, Rosa, che lo dicano a te, che lo dicano a me, che lo dicano a tutti noi. E grazie amore, grazie Rosa, sì. Che lo dicono a tutti noi va bene, noi l'accettiamo comunque, è detto per tutti noi, no? Veramente, ne sono convinta che ci amano tutti. Quindi io adesso direi veramente di chiudere perché sono sul serio troppo stanca, la mia pressione deve essere balzata con l'arrivo di Riccardo a 8.000, di essere rimasta lì. E quindi adesso vado a prendere la pastiglietta e vado a Nanna. Vi ringrazio. Vi abbraccio, vi ringrazio tutti, avete fatto una partecipazione straordinaria come sempre. Vi ricordo i prossimi appuntamenti, il 24 sul mio gruppo metafonico live e il 15 di maggio sempre qua su Focus, sempre alle 21:30, quindi ricordatevi sempre queste due dirette. D'accordo? Vi abbraccio tutti e vi auguro una buona notte. Un abbraccio, grazie, grazie, grazie a tutti. Ciao!